Benvenuti ad una nuova puntata di GCN Italia. Oggi vedremo come configurare un moderno ciclocomputer passando dalla scatola alla bicicletta. Ogni modello e ogni marchio ha una configurazione differente, ma i passaggi da fare bene o male sono sempre gli stessi. Per prima cosa dobbiamo scaricare l'app del marchio del nostro ciclocomputer sul nostro smartphone e accendere ovviamente lo smartphone. In questo caso con WAU, una volta acceso per la prima volta il nostro ciclocomputer, apparirà un codice QR da inquadrare con il telefono per poter sincronizzare rapidamente i due dispositivi. Inizia ora una configurazione guidata in cui bisogna inserire diversi dati, bisogna creare un account se non lo si ha ancora, bisogna collegare l'app a una rete Wi-Fi in modo che il ciclocomputer possa prendere i dati direttamente dalla Wi-Fi. Io che sono spesso in giro utilizzo direttamente il roaming del mio telefono in modo da non dover cercare Wi-Fi in giro negli hotel per fare gli aggiornamenti. Se il firmware del ciclocomputer è arretrato, verrà richiesto un aggiornamento, fateglielo fare in modo da essere aggiornati alla versione più recente. Poi da questo punto ci si potrà collegare con le piattaforme utilizzate per allenarsi come Strava, Komoot, TrainingPix, insomma ce ne sono tantissime. Ora dobbiamo ricercare i sensori che vogliamo collegare con il nostro ciclocomputer, ad esempio la fascia cardio, il misuratore di potenza o di cadenza, di velocità, insomma tutti i sensori che funzionano con l'Ant Plus o col Bluetooth che possiamo collegare, dobbiamo cercarli in questo momento. Se utilizziamo anche un dispositivo per misurare la potenza, dobbiamo anche ricordarci di calibrarlo. Ora è il momento di personalizzare il nostro dispositivo. Possiamo decidere quante pagine visualizzare e quanti dati vedere, che cosa vedere in ogni pagina. La cosa più importante è quello che renderà il nostro dispositivo adatto alle nostre esigenze. Io preferisco avere una pagina principale per pedalare liberamente quando non faccio nessun tipo di lavoro, di allenamento o non ho bisogno delle mappe. In questa pagina mi piace guardare la velocità istantanea, la distanza percorsa, il tempo totale, la potenza sui 10 secondi, la frequenza cardiaca istantanea, la cadenza istantanea, la quota a cui sono e anche la pendenza a cui sto salendo. Per chi non ha un misuratore di potenza, consiglio di sostituire il parametro potenza con quello della VAM sui 10 secondi. È un parametro che in salita restituisce valori abbastanza attendibili di intensità, almeno sulla stessa salita. Poi per chi si allena, fa ripetute, consiglio di avere una pagina specifica per gli allenamenti. Deve riportare poche informazioni, quelle veramente interessanti, che sono ovviamente la potenza istantanea o a 3 secondi, il tempo dell'app per sapere da quanto tempo stiamo facendo la ripetuta, la frequenza cardiaca istantanea e la cadenza. Con 4 valori si riescono a vedere belli in grande che anche se stiamo facendo molta fatica riusciremo a non perderci tra i numeri. Se abbiamo un dispositivo come il ROM invece che ha la possibilità di aggiungere anche molti più campi ma di poter selezionare quanti visualizzare all'interno della stessa pagina, possiamo aggiungere anche altri valori interessanti come ad esempio le calorie consumate per ora istantaneamente oppure la velocità ascensionale. La potenza media del giro, che ad esempio è utile perché se si vuole fare una ripetuta di 5 minuti a potenza costante, se oltre alla potenza istantanea o 3 secondi, che bene o male è la stessa cosa, visualizziamo anche la potenza media del giro in cui siamo, possiamo vedere se stiamo andando più forte o meno forte del target che ci siamo prefissati. Poi ovviamente consiglio di lasciare la pagina della mappa dove vediamo in che punto siamo nella cartina e possiamo anche utilizzarla appunto per navigare se siamo in un posto nuovo o per premere il pulsante torna a casa per scegliere la strada più rapida per tornare al punto di partenza. Infine una bella pagina riepilogativa per vedere i dati dell'allenamento quando lo stiamo per concludere, per vedere un pochino come siamo andati, quindi sicuramente la velocità media, l'ascesa totale fatta, la cadenza media senza contare gli zero, la potenza media, la frequenza cardiaca media, la potenza normalizzata se vogliamo, soprattutto se l'allenamento è stato abbastanza mosso come intensità, la potenza massima per vedere quanti watt abbiamo espresso nello sprint più forte della giornata e anche magari il TSS, il Training Stress Score, per vedere quanta intensità abbiamo ottenuto per il tempo che abbiamo impiegato a percorrere l'allenamento. Questo è il modo in cui io configuro il mio ciclocomputer, però ognuno di voi magari ha esigenze diverse, ha bisogno di dati e pagine differenti. Potreste rispondere al sondaggio che trovate sull'app in cui vi chiediamo qual è il dato a cui non rinuncereste mai. Se questa puntata vi è stata utile potreste condividerla con i vostri amici che hanno appena acquistato un ciclocomputer e devono configurarlo. Se vi è piaciuto mettete un bel like e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Arrivederci alla prossima puntata. Ciao!